Posso fare solo una considerazione? Prego. Uno dei luoghi di maggior radicamento del fondamentalismo islamico, è stato detto anche prima, è il web. Comunico alla Rotta che il governo ha chiuso negli ultimi 6 mesi 50 uffici della polizia postale e la polizia. Sì, prego. E la polizia postale oggi è fondamentale per il contrasto al terrorismo islamico. Faccio presente che ieri il buon Gratteri in Calabria, insieme alla Digos e alla Procura, hanno arrestato un richiedente asilo o presunto tale, potenziale clandestino, visto che solo il 5% tiene lo status di rifugiato politico, perché aveva aderenze con il terrorismo islamico. Allora, quello che io dico è che in questo momento in cui il nostro paese purtroppo tocca con mano il fenomeno del terrorismo islamico e subisce un'invasione fuori controllo, siamo l'unico paese al mondo in cui discute di cancellare la legge sull'immigrazione, introdurre lo ius soli, cancellare il reato di immigrazione clandestina. Tutti gli altri paesi europei, Germania compresa, stanno facendo altro. Contrastano l'immigrazione clandestina, hanno una seria legge che disciplina il diritto d'asilo. E butto lì un altro tema: l'Europa, quella di oggi, non è la soluzione al problema, ma è il problema, perché l'Europa oggi non ha regole comuni sul diritto d'asilo, non ha regole comuni sul contrasto all'immigrazione clandestina, non ha regole comuni sul contrasto al terrorismo, non difende confini e frontiere. Quindi è evidente che il problema rischia di aggravarsi e non di migliorarsi. Non siamo imprenditori della paura. La gente non solo ha paura, la gente ha rabbia, perché il cittadino italiano che va in comune a chiedere una casa, gli dicono che non gliela danno semplicemente perché nella graduatoria c'è prima l'immigrato con 4 figli.